Buongiorno, mi chiamo Franco Gualano, sono uno storico dell'arte e mi occupo della cura del patrimonio dei musei reali. Oggi spalancheremo gli armadi delle porcellane contenute nella sala della piglia. Eccola qua, la grande piglia, l'enorme pilastro che sorregge questo soffitto dà nome a questa sala all'interno dell'appartamento di Madama Felicita, una sorella del re Carlo Emanuele III. Possiamo percorrere la sala e vediamo tutte queste enormi armadiate cariche dei servizi di porcellana di Meissen, di Vienna, di Berlino, di Savona, di Vinovo. E qui abbiamo i bianchi biscuit che servivano a decorare le tavole nella seconda metà del Settecento, quando incomincia a utilizzarsi il cosiddetto servizio alla russa. Tutti i sovrani d'Europa amavano tantissimo la porcellana, dopo che all'inizio del Settecento a Mais viene scoperto il cosiddetto segreto del caolino e anche in Europa comincia la produzione di una porcellana simile a quella orientale. Era soprannominata nel Settecento l'oro bianco. Abbiamo percorso questa sala e ci avviciniamo agli armadi che contengono il grande servizio di Mais. Spalanchiamo le porte e mostreremo questo servizio che ha più di 1500 pezzi e viene acquistato dai Savoia verso la fine dell'Ottocento. Potete guardare l'estensione di questo servizio all'interno delle vetrine. È un servizio in porcellana bianca con il bordo in oro zecchino. La raffigurazione principale è quella degli uccelli, ma ci sono anche tante piccole raffigurazioni minori con insetti e con farfalline. Avviciniamoci ad una delle vetrine e prendiamo in mano un pezzo. I pezzi sono numerosissimi perché ogni commensale era un ospite importante ed aveva non soltanto il suo servizio di piatti, ma anche la sua burriera particolare, aveva la sua formaggera, aveva la lattiera, aveva tutti i pezzi per fare un ricco pranzo. Prendiamo in mano un pezzo e osserviamolo con attenzione.